amici del T-Gym, come promesso, Paolo Morstabilini, presidente dello Ski Club Gromo. Allora, prima edizione del Bergamo Ski Tour, cosa possiamo raccontare dei preparativi e delle emozioni che ci sono vissute? Come emozioni devo dire grandi emozioni e soprattutto un grande risultato, viste e considerato tutti i commenti a caldo dei partecipanti e di chi ha vissuto, diciamo, questo Bergamo Ski Tour. Quanto riguarda la preparazione, è stata difficile, è stata lunga perché abbiamo cominciato quest'estate, sono stati 3 giorni intensi, 3 percorsi da preparare, in più il tempo non ci ha voluto proprio bene perché non ha mai nevicato, abbiamo dovuto preparare tutte e 3 le piste con la neve artificiale e questo è stato un oneroso costo e difficile perché ha dovuto mettere proprio alla prova le forze degli sci club. Certo, e per quanto riguarda i partecipanti in gara abbiamo visto molte squadre, proprio dei team anche molto collaudati e dei campioni importantissimi. Sì, abbiamo avuto nomi importanti a livello giovanile, abbiamo i più forti in Italia, quindi sono stati assegnati anche i titoli italiani a skill pari o nella individuale e nella sprint occlusione, qui invece era classifica tour e si sono dimostrati comunque i più forti, quelli che hanno vinto. Mentre per i senior abbiamo visto grandi big, mancavano gli elite, quelli da Coppa del Mondo, ma un Giorgio Di Centa ha dimostrato ancora il suo valore. Perfetto, grazie Paolo Morstabilini e buon proseguimento, grazie mille, ciao! Amici del T-Gym! Coordinazione!